Ciao amici, chi vorrebbe dimagrire in fretta e bene? Come sapete io sono favorevole al dimagrimento anche veloce, ma solo se fatto in modo sano. Allora non posso saltare i pasti, ho detto sano. L'ideale è dimagrire mangiando. Basta soffrire e piangere davanti a piattini da scoiattolini. Bisogna mangiare la giusta quantità di alimenti sani che risvegliano l'energia e anche il metabolismo. E come si fa? Con il mio menù dimagrante, naturalmente. Il vero segreto è alimentarsi con cibi leggeri che non appesantiscono, ma che danno lo stesso tanta energia, così anche noi restiamo attivi proprio come il nostro metabolismo. Con il mio menù dimagrante si possono perdere fino a 2 kg a settimana. Ovviamente ognuno è diverso e dipende dalla situazione di partenza. Quindi sarete voi a scrivermi come ha funzionato nel vostro caso. E adesso ecco il mio menù. Ma prima, se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Colazione. Sconsiglio di iniziare la giornata assumendo zuccheri. Vogliamo stressare l'equilibrio glicemico e il metabolismo fin dal primo mattino? Ecco qualche alternativa meno zuccherosa. Pane integrale con crema di sesamo, frutta secca, avocado, frullati con latte vegetale, banana e proteine in polvere, barrette proteiche oppure le classiche uova o un bel tostino per chi è onnivoro. Pranzo. Abbinando i carboidrati alle verdure si ottiene un pasto completo, nutriente e leggero, soprattutto se i cereali sono in chicchi e integrali e conditi con verdure cotte e accompagnati da un altro piatto di verdure abbondanti. Qualche esempio: riso venere, quello nero, con broccoli e un piatto di fagiolini, orzo con pomodorini e un bel piatto di spinaci, insalata di farro e verdurine con tante buone zucchine trifolate. Trucchetto: limitare il sale, utilizzare olio extravergine di oliva a crudo e insaporire con le spezie. Cena: è il momento delle proteine, magre e sempre accompagnate da tante verdure. Ecco qualche abbinamento: tofu affumicato con erbette e una mega insalata mista, lenticchie in umido con verdure miste saltate. Per gli onnivori, carne bianche o pesce con tante verdure grigliate anche in modo veloce. Sconsigliati i latticini e i condimenti pesanti. Per chi ha molta fame, al posto del pane consiglio un piatto di riso o cereali cotti al vapore, come fanno gli orientali. E il dessert? Ma come? Lanciare una bomba di zuccheri nel corpo, primo, blocca la digestione, secondo, vanifica tutti gli sforzi del tuo menù dimagrante. Ma per chi non resiste alla voglia di dolce, ecco i miei trucchetti salvavita. Un frutto dolce, 1 o 2 datteri Mejul, quelli morbidi, 1 o 2 cucchiaini di marmellata bio senza zucchero ma buona, un bel quadrotto di cioccolato fondente. Mi raccomando, non ridurre mai troppo le quantità di cibo, altrimenti si ottiene l'effetto contrario e poi si ingrassa anche solo con un bicchiere d'acqua. Come succede? Ora condividete questa importante regola con tutte le persone che conoscete che desiderano stare in forma. Per vedere tanti altri video come questo, iscrivetevi al canale con un click, così. Attivate tutte le notifiche e sostenete insieme a me la vita sana abbonandovi al mio canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Sì, come dicono. All'orientale. E...